Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan, questa volta filmandomi con un cellulare, il Nokia Asha 302, del quale ho fatto ben almeno due video tutorial. Perché per fortuna adesso ce l'ho disponibile, era fuori servizio. Molti si sono giustamente lamentati della cattiva qualità dei miei ultimi tre video. Un saluto al mio caro amico di YouTube Dreamman, che mi ha richiesto per favore di trattare altri argomenti, perché già ho fatto tre video sul caso Matteo Montesi. E quindi domani vi prometto che farò un video, come lui mi ha chiesto, sul tema che lui mi ha chiesto, sulle elezioni politiche che si terranno a marzo. Però adesso, prima di andare a dormire, non ho resistito alla tentazione di fare il quarto video sul caso Matteo Montesi. Infatti questa sera, rispondendo alle domande dei miei followers e delle persone che guardano i miei video, ho saputo, anche guardando il video di una persona a cui sono iscritto e che seguo, ma mi sono scordato il suo nome, che oggi, forse questa sera, forse questo pomeriggio, forse questa mattina, ma io l'ho saputo di sera, erano le 8, a Matteo Montesi gli hanno chiuso il secondo canale, quello che aveva ribattezzato Matteo Montesi Live e Tempi Storici, perché probabilmente aveva caricato in quel canale i video che gli avevano contestati nel canale storico, nel canale principale, perché già nel passato gli avevano cancellato altri video ed altri canali. Ce ne vuole prima che ti chiudano un canale, perché ti danno tre avvertimenti. Prima gli avevano sospeso le live dal secondo canale e poi direttamente lo hanno chiuso. Si vede che ha detto o qualcosa nella live, oppure che aveva caricato dei video vecchi e che lui non si ricorda in ore e ore, a volte ha fatto dei video di 5 o 8 ore, che ha detto nel video. Evidentemente dovrebbe ascoltare ogni minuto di tutti i suoi video prima di ricaricarlo, oppure editarli nei punti in cui dice cose critiche, tagliare quei brani, per evitare che gli cancellino di nuovo un altro Cambio canale. braccio perché mi sta a fare male. Allora, non ho lo stick per i selfie, ma d'altra parte questo cellulare è quello che è. Allora dicevo, gli hanno chiuso pure il secondo canale. Sarà vero che sta soffrendo persecuzioni? O è che lui continua a caricare video vecchi che contengono del materiale censurabile? Adesso io mi sono ricordato di un suo terzo canale, non so quanti ne abbia, però c'è un terzo canale nel quale lui si limitava a leggere dal computer il giornale, mi sembra, del paese suo, della sua cittadina. Speriamo che non gli chiudano anche quel canale. Anche perché in quel canale faceva dei video commentando le notizie. Che dire, non credo che dicesse cose oscene in quei video, perché leggeva soltanto le notizie. Però non si sa mai. Speriamo che YouTube non gli proibisca più di fare dei video e di aprire dei canali, perché sarebbe il primo caso nella storia. Ma evidentemente, se i canali di Matteo Montesi, soprattutto il principale, che gli dava tanti introiti a YouTube, è stato chiuso, c'è il rischio che per YouTube Matteo Montesi si trasformi in un personaggio scomodo e quindi che il suo nome acquisti una mala fama per YouTube, che magari YouTube non è più interessato a supportarlo. Non lo sopportano più.
Allora, un consiglio che gli darei a Matteo Montesi sarebbe quella di passare in Vimeo o in Dailymotion. In Dailymotion, quelli che lo vogliono continuare a seguire possono farlo, e in Dailymotion lui è libero di monetizzare i suoi video. Cioè, Dailymotion non funziona come YouTube, ti permette a te di monetizzare i video, non ti dà i soldi per le pubblicità che passano. Ma Dailymotion dice: se tu vuoi monetizzare i video, chiedi ai tuoi fans, ai tuoi followers che paghino per guardare i video, e i tuoi video saranno oscurati e si potranno vedere soltanto se pagano. Quindi niente, questo voleva essere un breve commentario, anche perché con questo cellulare mi viene pesante pesante il video. Al fatto che ho saputo questa sera che hanno chiuso il secondo canale di Matteo Montesi dopo averlo privato delle live, subito dopo gli è venuta la notizia che non c'aveva più il canale. Infatti sono voluto entrare e non c'era più. Hanno fatto con gradualità, prima togliendo le live e altri privilegi di partnership, cioè gli hanno tolto la partnership e poi gliel'hanno chiuso. Voi cosa ne pensate? Commentate sotto questo video, che sarà credo l'ultimo che dedicherò al caso Matteo Montesi e alla chiusura dei suoi canali, a meno che non gli chiudano pure il canale delle news che lui aveva, che francamente c'ha pochissimi iscritti e pochissime views. Però dicevo, ieri o l'altro ieri abbiamo saputo che gli hanno chiuso il canale principale, quello che gli è rimasto più grande, e adesso gli hanno chiuso pure quello secondario delle lives, dove riceveva le donazioni. Ultimamente non faceva altro che chiedere donazioni, mettendo la PayPal e tutto quanto, e parlando di queste cose, come anche Giuseppe Simone. Invece bisogna creare materiale e soprattutto chiedere di condividere i propri video, come faccio io, che io non chiedo denaro, non chiedo che mi paghino nella PayPal, in account, nulla. Io adesso vi chiederò solo questo: se qualcuno dei miei video vi interessa, commentatelo, dategli like, ce ne sono quasi 800. E soprattutto condividetelo, condividetene il link, per email, per SMS, per Messengers, per reti sociali, Facebook, Google Plus, Twitter. Soprattutto condividete il link, perché questo aiuterà ad incrementare le visioni del mio canale. Soprattutto condividete i video che io adesso vi metterò fra i video suggeriti e i video nelle cartelle a fine video. Quindi io non vi chiedo denaro come Matteo Montesi, Giuseppe Simone o altri grandi YouTubers italiani, che poi possono chiudere da un momento a un altro per una parola che hanno detto di troppo, perché perdono la pazienza e loro non riescono a realizzare il loro sogno di sistemarsi con YouTube. Io invece vi chiedo soltanto di aiutarmi condividendo i video miei che vi piacciono di più, mettendogli like e commentandoli come avete fatto in questi ultimi giorni. Vi ringrazio dei vostri commentari, ringrazio Dream Man dei suoi commentari, e domani, se posso, farò un live verso mezzogiorno parlando delle elezioni politiche di marzo, come mi ha chiesto. Quindi un invito anche a tutte e tutti voi: se avete degli argomenti dei quali vi piacerebbe che io parli, commentatelo qui sotto o in qualsiasi altro video. Io filtro i commentari per poter guardare quando ce ne sono di nuovi, e quindi chiedetemi un qualsiasi argomento, anche di letteratura. Guardate i video più visti miei, o cercate nelle liste di riproduzione i video degli argomenti che più vi interessano. Adesso vi lascio, perché voleva essere una nota piccola e invece sta venendo un video troppo largo. Perché volevo dire questo: oggi ho appreso, circa le 8, che hanno chiuso anche il secondo canale di Matteo Montesi. Vi sembra una persecuzione, o vi sembra che lui ha caricato dei video che già gli hanno meritato
giustamente o ingiustamente la chiusura dell'altro canale più importante. Forse è stato un errore di valutazione sua, non ha saputo quale video continuare a ricaricare, o forse no. Allora commentate cosa ne pensate della chiusura del secondo canale di Matteo Montesi e se chiuderanno magari altri canali che lui ha, come quello nel quale legge le notizie dai giornali in internet. Vi ringrazio di avermi seguito, qui il vostro Saint-Chan. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, date like a questo video, commentatelo, condividetelo e poi guardate i video che in chiusura vi raccomando di guardare e anche quelli che appaiono ogni tanto. Fate clic nel cerchietto con la i, sono i video raccomandati, anche quelli più visti. Arrivederci e grazie di tutto, ciao.